Quindi mancano solo pochi giorni e festeggeremo il Natale insieme, augurando a te e ai tuoi cari un periodo natalizio molto allegro, caldo e felice. Spero che tutta la fortuna arrivi a tutti, ma cosa prevede Foss per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Foss di oggi, martedì 22 dicembre 2020. Oroscopo Pesci di oggi: protagonisti con la Luna nel segno, a braccetto con il vostro astro guida Nettuno, quintessenza della sensibilità e dell'ispirazione creativa. Fattore d'equilibrio il Sole che oggi, col solstizio d'inverno, scivola in Capricorno, segno legato al vostro da un sestile. Ad accompagnarlo Mercurio razionale, ecco perché oggi vi sentite e siete in perfetto equilibrio. Logica più intuito, maschile più femminile. Anche i pensieri e i progetti più segreti, simboleggiati dalla coppia Giove-Saturno nella vostra dodicesima casa, viaggiano nella stessa direzione, nel tentativo di conciliare i contrari. Baciati dalla Luna tra sorriso e lacrimuccia, la Luna ipersensibile nel vostro segno, a braccetto con Nettuno, oggi vi accoglie con un umore mutevole e un'eccezionale sensibilità. Martedì favorevole, il Sole e Mercurio, finora a braccetto con Venere allo zenith, oggi cambiano segno, regalandovi un sestile promettente, soprattutto sul fronte del lavoro e delle amicizie, mentre Giove, con Saturno nella vostra dodicesima casa, addolcisce le parole che inevitabilmente vi toccano, proteggendovi contro le più aspre col suo grande ombrello lilla. Fidatevi e soprattutto calcolate che se qualcosa vi toccherà perderla, qualcos'altro guadagnerete. Saggezza soprattutto e opportunità da tenere in caldo per il futuro che vedrete fiorire già in primavera. Brindisi al solstizio con pochi amici o colleghi, rispettando le distanze, naturalmente, prima di tutto la salute e la pace, tutto il resto arriverà in seguito. Astrotarocco del giorno per Pesci: la papessa rovesciato, litigi e instabilità nelle coppie. Due punti: alcuni partner soffrono dell'indifferenza dell'altro e potrebbero decidere di mollare. Possibili delusioni in amore anche a causa di progetti naufragati. Venere oggi non vi favorisce affatto. Due punti: molta freddezza con il vostro partner. Per i single, la persona che vi interessa sembrerà lontanissima. Intuito? Fantasiosità. Segui con maggiore attenzione i tuoi figli. Le esperienze di vita e i rapporti interpersonali ti hanno consentito di conseguire un certo controllo su di te, insegnandoti ad esprimerti in modo più consapevole. Sarai allegro e affettuoso. Organizza una cena o una festa questa sera. Tasse, psicologia, medicina, terapie, lavoro di indagine ti interesseranno. Se sei in cerca di un lavoro, potrai trovarlo in questo periodo. Fascino? Non scoraggiatevi se avrete qualche contrattempo in giornata. Se siete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, cercate di cogliere a volo qualche discreta proposta che potrebbe esservi molto utile per il futuro. Poche occasioni oggi per mettere a posto delle cose che vorreste. Due punti: vi mancherà la lucidità necessaria per vedere chiaro. Se leggete questo oroscopo dal luogo di lavoro o dall'ufficio, cercate di non dare troppo nell'occhio. Due punti: potreste avere conseguenze, anche importanti, per cui ogni giustificazione sarebbe vana. Oggi prendete tutto con un sorriso. Due punti: anche di fronte a cose che vi potrebbero irritare, mantenete sempre un atteggiamento sereno e tranquillo. Amore ed Eros. Pensiero dominante, specie se lo avete perduto, o per tutto l'anno non l'avete nemmeno incontrato. Vi consolano dei buoni amici, con cui siete avvezzi a confrontarvi, sfogarvi, scambiarvi dritte e opinioni. Un filo di malinconia pensando alla situazione attuale, e a persone che avete conosciuto, e che hanno passato il ponte dell'arcobaleno, succede in tutti i paesi, e in tutte le famiglie, ma la vostra acuta sensibilità ne soffre doppiamente. Unico regalo che chiedete a Babbo Natale: la fine della pandemia e il ritorno della serenità. Nella vostra fortissima affettività si assisterà ad una fase di gioia, di serenità acquisita e stabilizzata che consentirà poi un'ulteriore evoluzione felice delle esperienze sentimentali. Per chi è in coppia, svolte concrete che promettono acquisti di beni immobili, scelta di abitazioni che migliorano lo stato di convivenza, investimenti importanti.
Non si esclude ora la progettazione di un matrimonio per i pesci, che festeggino il loro compleanno nella prima e nella seconda decade. Lavoro e denaro. Creatività sopra le righe, sarà la magia del Natale, che comunque sentite anche quest'anno, a ispirarvi frasi romantiche e creazioni bellissime. Qualunque sia la vostra professione, se attinente con l'artigianato e la creatività oppure in contatto col pubblico, oggi farete faville. Già chiuso invece, quindi vacanza, per chi si occupa di organizzazione aziendale e commercio all'ingrosso. I giochi ormai sono fatti e se ne riparla dopo Capodanno. Dulcis in fundo le pulizie di casa, se qualcuno lo riceverete comunque, con tutto l'armamentario di mascherine e gel a disposizione, volete che l'ambiente sia splendente e sereno, perciò da oggi olio di gomito. Come vivono i ragazzi, gli studenti del segno, il transito attuale di Urano Toro tanto ben disposto per il segno dei pesci? Sarà un periodo molto costruttivo fino al 2026, per chi si dedica agli studi, importante per l'approfondimento di argomenti scientifici, artistici, creativi. Grande successo per i ricercatori che nascano nella seconda e terza decade. Favoriti anche coloro che intendono avvicinarsi allo studio da autodidatti. Benessere. L'ipersensibilità può interferire col fisico, se per strada o in TV vedete qualcosa che vi intristisce o allarma, subito lo stomaco vi si chiude e la pancia protesta a modo suo. Da tenere sotto controllo il sistema immunitario, colonna e fegato, particolarmente delicato in chi, trascurando la dieta e le norme del buon vivere, approfitta delle feste ormai imminenti per saccheggiare il frigo e concedersi ogni genere di consolazione, nel piatto come nel bicchiere, ok al brindisino solstiziale, ma per salutare il sole e incoraggiare il suo passaggio attraverso il tunnel solstiziale, ma basta un frutto, non ne servono 4 o 5. Per lei? Ipersensibili, anche se state benone e quest'anno non avete avuto prove dolorose, la vostra ipersensibilità vi tiene costantemente in allarme. Piangete per i problemi del mondo, per chi non ce l'ha fatta, per la povertà dilagante. Ma anche per la madre terra che continua a chiedere aiuto. Magari dopo questo cefone qualcuno l'ascolterà. Per lui. Con i vostri amici solo discorsi profondi, si parla dei problemi attuali e della lezione che l'uomo dovrebbe trarne. Voi di certo, ma gli altri? Colore delle emozioni. Bianco latte. Barometro dell'umore. Variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 6. Finanze. 7. Benessere. 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.